Gli ingredienti di oggi per la base sono 175 g di farina, un pizzico di sale, 75 g di burro e ben 3 cucchiai d'acqua ben fredda. Per il ripieno andremo a utilizzare due zucchine, del latte, 100 g di mozzarella, 120 di prosciutto cotto, 2 uova, erba cipollina quanto basta, sale e pepe. Procediamo. Prendiamo una ciotola e andiamo ad aggiungere la farina. Un pizzico di sale, aggiungiamo il burro, amalgamiamo tutto bene bene ed infine aggiungiamo i nostri 3 cucchiai d'acqua. Creiamo una palla, prepariamo una piastra che sia ben calda, laviamo e tagliamo a fette le zucchine. Con la piastra ben calda andiamo a grigliare le nostre zucchine. Mentre che le zucchine cuociono, andiamo a tritare la nostra erba cipollina e prepariamo tutto il composto. Prendiamo una ciotola e versiamo il latte, l'erba cipollina tritata, le uova, sale, pepe. Amalgamiamo il tutto. Prepariamo la nostra teglia aggiungendo il nostro foglio di carta da forno che possiamo o tagliare come sempre con il nostro procedimento solito oppure lasciare così intero. Stendiamo il nostro impasto, sfoglia in teglia e grigliamo. Componiamo con zucchine, prosciutto cotto, mozzarella tagliata e stessa sopra. Infine andiamo al composto. Siamo pronti per la cottura, circa 30 minuti a 200 gradi in forno oppure 20 minuti nel nostro multicooker. Buon appetito, alla prossima ricetta!